Rieccoci back qui con Dave, DJ and Producer. Oggi siamo dentro a Record Box, vediamo di importare un po' di brani, vedere come funziona l'analisi e prepararli per i nostri DJ set sfruttando gli hot cue, un po' di loop, e vi mostro come li preparo di solito io per i set. Procediamo, apriamo Record Box. Quello che vado a fare innanzitutto è andare in Record Box, le preferenze, e verificare che siano attive alcune preferenze dedicate all'analisi dei brani. In particolare a me piace che siano attive tutte e tre le opzioni, cioè l'analisi dei BPM, la tonalità e la suddivisione in frasi del brano, quindi poi lo vedremo, quindi ci verrà fatta in automatico la suddivisione tra l'intro, il ritornello, il bridge, e questo ci aiuterà molto per l'analisi e la sistemazione degli hot cue. L'intervallo di BPM generalmente per la musica dance, elettronica, house, possiamo impostare un 68-135, ma va bene anche un 78-155. A volte troviamo dei brani che magari sono 136, 137, 138, quindi per me va bene questo. Un'altra cosa interessante in preferenze di sistema, prima di partire per l'analisi, è appunto specificare come vengono analizzati, quindi prestazioni normali o risparmio energetico, andate su prestazioni. Poi c'è anche questa voce qui che è Cloud Analysis, che sostanzialmente dovrebbe velocizzare il procedimento di analisi. Se siete collegati ad internet, praticamente lui entra nel database di Record Box e se quei brani li ha già analizzati, velocizza praticamente la scansione del brano attingendo da questo database cloud e andando a prendersi le informazioni necessarie. Quello che vado a fare adesso è importare la mia cartella di brani. Principalmente vado a fare un drag and drop in playlist, mollo, lui li analizza, mi dice sono 28 brani, mi chiede vuoi confermare l'impostazione di settaggio, gli dico di sì e procede a importarli e analizzarli. Quello che mi piace andare a fare mentre li analizza è metterli già in ordine di BPM, ok? Però lo faccio manualmente, in quanto se io vado a premere BPM qui, succede che poi in tutte le playlist vengono ordinati in BPM e questo a volte non mi è utile. Quindi magari in una playlist voglio che siano ordinati per classifica o per genere, o per titolo brano, quindi lascio le impostazioni di default, eccole qua, non è evidenziato nulla. Ecco, ho finito di analizzarli, vado a sistemarli come dicevamo prima in ordine di BPM manualmente. Per avere più visibilità premo barra spaziatrice e mi va praticamente ad allargare, ecco qui, la finestra con i brani. Torniamo a riordinarli. Qua abbiamo un 124 e 35, 124, 116, 86. Poi vedremo come sistemare anche i decimali. 126, click, shift, click, 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 maiuscola ovviamente, shift, 126. Brani pronti. Allora, adesso mi sposto in export mode, perché vado meglio a prepararli qui, e questa cosa qua si può fare anche senza il controller collegato. Infatti non ho il controller collegato in questo momento, sfrutto la tastiera del computer e l'export mode per andare a fare poi quello che sono gli hot cue, l'analisi e i vari marcatori. Partiamo dal fatto che abbiamo dei brani con i decimali. L'analisi a volte non è così pulita o perfetta. Per sistemare questa cosa qua, selezioniamo il brano, o meglio, doppio clic, lui lo carica. Andiamo qui in grid,
e impostiamo manualmente noi il valore di 120 e diamo invio. Ricaricando il brano viene adesso aggiornato a 120. Facciamo la stessa cosa anche sugli altri, 120 qua, 125. Ovviamente poi dovremo andare a vedere che il beat si è imbattuta, il battere si è imbattuta, cosa che andremo a vedere dopo. Qui abbiamo un 124,35 che è un po' blando. Impostiamolo a 124, vediamo che succede. 124. Probabilmente è un brano che è suonato, non è fatto completamente al computer digitalmente, quindi ha dei momenti in cui il tempo non è costante per tutta la durata. Questo succede spesso anche nei brani anni 70 della disco music, dove erano effettivamente suonati dalla band. Quindi ci sono a volte degli sfalzamenti ritmici di tempo che non sono costanti, giustamente. Bene, ora vediamo come andare a preparare gli hot cue nel brano. E di solito io utilizzo gli hot cue per lo start e generalmente anche preparo degli hot cue in loop. Cosa vado a fare? Qui sono aiutato dall'analisi precedente, quindi abbiamo la parte di intro, chorus 1, 2, lap 3, down, quindi abbiamo un po' di riferimenti su come è strutturato il brano e dove sono le varie parti. Allora, a me piace intanto trovare dove inizia la voce. Ok, entra qui. Più o meno c'è un primo. Ok, la strofa è qui. La strofa è qui. Quindi qui intanto vado a mettermi un segnalino di color rosa. Per me lo start della voce è rosa. Il codice colori è utile in alcuni controller che appunto utilizzano la funzione multicolore sui pad hot cue, quindi avete il riferimento corretto, altrimenti ce l'avete visivo comunque all'interno di Rekordbox mentre il brano va. La voce, ok, segnata. Poi generalmente mi piace avere un hot cue in loop prima, diciamo, della voce. E potrebbe essere questo, benissimo, quindi o un 4 battute, questo, oppure un 8. Ok. E me lo vado a mettere in loop, poi clicco qui, hot cue, e lo start per me è codice colore verde. Questo è molto utile perché quando avete in play un altro brano, avete già pronto l'hot cue del brano entrante, lo mettete in loop, mettete in sync, verificate che il BPM coincida, sia in battuta, e siete già pronti a partire. Qui è comodissimo perché siete già in un punto interessante del brano. Cioè, voi avete questo start e entrate col brano già nel clou con la voce. Questo è molto interessante. Questa cosa qua, senza utilizzare il mouse, potete usare anche gli shortcut di Rekordbox. Rispettivamente, il tasto 7 è un loop di 8 battute e il tasto 6 di 4. Brano di Steve Aoki, 4 hot cue, uno che parte da qui come start, poi qui addirittura un loop di 2 battute, perché è un punto, l'unico punto dove non canta dall'inizio fino a qua, è l'unico punto dove c'ho un vuoto dove non canta. E parlando di codici colori, dicevamo C, il pre-drop, che infatti viene chiamato up, e poi abbiamo ovviamente il drop, e lo segnalo col blu. Eccolo qui. Va molto a gusto personale, ripeto.
Però fare un lavoro di questo genere permette di semplificare o comunque velocizzare la procedura di mixaggio durante il live, soprattutto per avere più tempo per concentrarsi anche verso il pubblico, guardarlo, salutarlo, ridere, sorridere, incitarlo. Quindi è molto importante, piuttosto di essere sempre continuamente in focus sul controller e sul monitor del computer a fare questa procedura. Diciamo che si guadagna qualche 5, 6, 10 secondi e si può dedicarli al pubblico ed interagire col pubblico anche solo guardandoli e sorridendo, ecco, che è fondamentale secondo me come cosa per l'intrattenimento del DJ in una serata. Questo è quanto. E ho intenzione di fare una serie di video su Rekordbox partendo proprio dall'ABC e approfondendo un po' più nel dettaglio e più tranquillamente le varie funzioni. Questo comunque era un video, diciamo, di lancio anche per capire cosa vi potrebbe interessare a voi, quindi magari me lo scrivete nei commenti quali funzioni, quale cose non vi sono chiare, cosa poter anche andare a parlare con voi e provare di cercare a capire assieme come ottimizzare il DJ set e la preparazione dei brani. Questo è quanto, vi ringrazio per aver visto questo video, commentate, mettete like e vi aspetto con le vostre iscrizioni per i prossimi video. Ciao!